Un po' che non vi portavo in palestra, eh? Guardate qua cosa abbiamo oggi. Oggi testiamo queste. Le nuove RX Fit 8 più creatina dentro. Allora, queste servono per i recovery, infatti queste le vediamo alla fine. Adesso un po' che non vi porto in un paio di allenamenti, andiamo a vedere tutto. Oggi abbiamo una settimana di deload sullo snatch, c'è un po' di lavoro, adesso andiamo a vedere tutto. Quindi possiamo iniziare come i vecchi tempi. Salve belve e benvenuti in un nuovo video. Adesso proveremo a far assaggiare la lattina a chi ha appena finito, anche se si vergognano. Non li mettiamo la videocamera in faccia perché qua, guarda, si vergognano tutti. No, Lucone no. Quindi Lucone. Team 76. Come è andata che hai fatto la gara in settimana? Bene, bene. Poi qua abbiamo i signorini che alzano un sacco di chili ma non vogliono farsi vedere. Questo è il squat snatch. Dani, questo è tuo. Facci sapere un parere. Proviamo. Ah, io non l'ho ancora assaggiata tra l'altro, raga. Quindi. Oh! Tappo? Allora, il gusto dovrebbe essere tipo amarena, penso. Amarena. Almeno io ci piace amarena. Ciao, caffè, sembrava. Mica sicuro il caffè non mi piacerà mai. No, è buono. È sincero, dolce. Sincero. Che gusto è? È dolce, tipo frutta. Ah, allora è vero. Sì, sì, sì. Però sembra caffè, in realtà è frutta. Oh, tu non la provi la Io l'ho portato. Buono, buono, approvato. Allora, primo test è andato bene, io non l'ho ancora provata, quindi dopo la proverò io a fine allenamento perché adesso non ha senso. Finito il tuo snatch, questa settimana è di deload, quindi molto tranquillo, non vedrete dei pesi giganti. Adesso andiamo a lavorare su un solito complex, squat, snatch, più hang, power, mi sembra. E i pesi sono abbastanza bassi, però bisogna lavorare molto bene di tecnica. Quindi andiamo a vedere cosa c'è adesso. Yo! Done with the fuck street. Even though you don't like me, smile in my face and spud me. Just see it feel comfy. No, fam, it ain't cushy. I'm close to the edge, don't push me. I'm older and wise, I'm a general like D double and footsie. New to the game, you man are all rookies. No time for the petty beef. Got my eyes on revenue streams. This year I gotta do my thing. Next year I gotta bring the whole team. Still scream NWE, car, nothing was easy. Never had a silver spoon, I grew up in the ends where it's greasy. I've been about, yeah man, I've been around. I've been the talk of the town, yeah I've been showing out. And if you, think you can fuck with me. Non male questi snatch, devo dire che prima facevamo veramente schifo. Però gli ultimi, non male dai. Alla fine, devo lavorare tanto sulla tecnica. Speriamo che forse inizia qualche corso qua di weightlifting, anche ginnastica, quindi ci sarà tempo per migliorare. Devo partire tutta qua prima. Va bene, allora adesso ultimo complex, però adesso non ve lo filmo. E si parte con un ladder leggero, adesso lo scrivo qua, da 8 a 1 ripetizione di snatch. E poi c'è un bel wod, rope climb, box jump con i dumbbell e bench press con i dumbbell. Andiamo. Beh, non era così tanto semplice, anche se era solo 40 kg, erano parecchi colpi. Purtroppo non riesco a moderare la tecnica durante queste tante ripetizioni touch and go, quindi devo lavorare un po' più sulla tecnica andando un pelo più piano, cercando di non stendere le gambe subito in prima tirata. Va bene, passiamo al vuoto, va? Anzi, prima vi faccio vedere cosa stanno facendo gli altri. Just
Però avevo detto che quest'anno non facevo vedere solo i miei allenamenti, ma anche gli allenamenti degli altri ragazzi, che sono veramente bravi. Quindi è anche giusto, cazzo, dare spazio a loro, anche se un po' si vergognano, ma li passerà subito. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere l'unico del vuoto della giornata. Ci sarà un po' di rope climb. È un vuoto, diciamo, molto tranquillo da fare, diciamo medium pace. Allora ci saranno un po' di rope climb, poi ci sarà un po' di box over con i due dumbbell da 20 e poi bench, e poi bisogna riscendere. Adesso, vabbè, sono stanchissimo, sto ladder mi ha ucciso. Farò un po' di fatica con la rope climb, già lo so, perché da quando ho preso peso faccio veramente fatica. Quindi ce la metterò tutta, andiamo a vedere l'unico del wood della giornata. Andiamo! È arrivato il momento più bello della serata, il taste test delle RX Fit Aid con creatina, e io l'ho dovuto portare anche ai ragazzi perché sennò poi si offendevano e non riesco a prenderle. Lanciano in testa. Quindi adesso faremo un taste test in tre. Prego caro. Allora, io non l'ho mai provata, voi l'avete mai provata? No, neanche io ho mai provata. Ok. Madonna, con una mano. No, 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 no. E ti bloccherò da sto video. Cazzo, aspetta che è caduto tutto. Cazzo. No, che buono. Molto dolce. Dai, taste test, su. Molto, molto buono. Ah, già provata. Gianca? Approvata? Oh raga, allora non è che li ho comprati, perché nessuno ci paga per fare il taste test, quindi è solo una reazione spontanea. No, è vero, è molto buona. Allora, super buona. È molto dolce però. Sì, è vero. È molto dolce, quindi... Però ti fa riprendere, secondo me ti riprendi dopo WOD. Sai cosa? A me sa un botto di caramella. Sì. Quelle caramelle tipo frizzanti, tipo le Coca-Cola, quelle frizzanti. Sì. Allora, ho lavato già tutta la palestra e dopo mi toccherà pure pulire. Mi piace, raga. È buona. Allora. Secondo me dopo fare un sacco di pipì. No, c'è da dire una cosa. Secondo me, se continui a bere tutti i giorni, dopo un po' questo gusto ti stufa. Ci sono tanti gusti che magari mi manderanno. Così faremo anche... Aspettiamo gli altri gusti, così faremo un test pure su quelli. Però devo dire che questa ci sta. Allora, c'è dentro di tutto. Vitamina B1, B2, B6, B12, C, D... ketamina, cavallo, tutto c'è dentro di tutto, eppure paleo friendly, che chi mi segue da tanto sa cosa vuol dire paleo friendly. Refreshed in taste, vabbè, e poi cosa c'è? E c'è la creatina, che penso sia la cosa più importante, e ha solo 35 calorie per una di queste, che non è un formato normale, ma è un formato 3,55, non 3,33 come in Italia, quindi ce n'è di più. Allora, buona, compratele. In descrizione tanto trovate tutto. Volete dire qualcosa? Come dice Andre, compratele perché sono veramente buone e aspettiamo gli altri gusti per poterle provare. E aspettiamo anche magari un codice sconto, così ci guadagniamo pure qualcosina. Così poi io gliele rioffro loro, non è che io i soldi me li tengo. Io sono per la community. Allora ragazzi, non gli do un 10 perché 10 è troppo. Per un 10. 10 devo dimagrire in un giorno per berle. Effetti speciali. Però un bel 8 io lo do. Però aspettiamo che gli altri gusti aspettiamo gli altri gusti. Poter fare il paragone. Allora io ho assaggiato lime lì, ma è più buona questa. Più buona questa. Da 1 a 10? Nelle lattine fit? Questa però, non gli altri gusti. Bell'otto. 8. Mary? Anch'io. Sì, il copione, che lo dico io. Non ho fantasia, non riesco a concentrarmi dopo il WOD. Vabbè dai, 8. Sì, perché come avete visto anche loro si sono massacrati. Va bene ragazzi, RX Fit Aid con creatina dentro.
ci vediamo dopo per la conclusione, che ora la finisco e poi faccio un po' di stretching perché non so neanche più cosa sto dicendo. Ragazzi, io ho chiuso il video, ma non ho messo la Eli dentro, che è venuta con me allo showdown a prendere la cassa. Grazie al mio inglese che abbiamo queste cose, sono col cazzo. Sono arrivato lì, parlavano tutti inglesi, faccio, va bene, Eli è la mia manager, parla tu. Tu, non io, ma va, sei io, figurati se parlo con i manager in inglese. Eli, sei stessa. Vieni a provarla davanti alla telecamera, certo. Ma raga, ma il momento prima di allenamento era dopo. Dopo va bevuta. Ho capito. Ma dai, ma che sponsor è? Ma venga qui a dirlo che non la vedono. Basta. Porca puttana, è troppo bassa, devo... Di brutto mi sono dovuta abbassare. Prego. Questo è test. No, noi abbiamo già assaggiato. Questa è quella ruba? No, è tipo marina. Vai più, usa. Beva. Si vedono i pori. Ma che cazzo te ne frega? Ma se non si vedono i baffi. Com'è? Buona. Vero? Perché è buona? Perché è dolce, non è dolce. Ma come non è dolce? Non è, no, ti lascia quel dietro gusto un pochino asprino che a me non dispiace. Sai cosa gli ho detto prima alla telecamera? Che sembrano le caramelle. Caramelle quelle frizzanti. Bravo, tipo le Coca-Cola. Perché a me tipo, che ne so, quando bevo gli altri... No, per me è dolcissima drink, questa. Che non posso fare il nome perché sennò faccio... Dei competitor. Dei competitor. Sono troppo dolci, mi fanno venire ancora più sete dopo. Invece questo no. No, io questa l'ho trovata dolcissima, però ma il retrogusto è preaspro, quindi non ti fa venire sete dopo. Però è diversa da quella che abbiamo bevuto in lì allo showdown, quella al lime. Questa è più buona. Più buona. Sì. Quella al lime... Era normale, però sembrava tipo... Tipo la Monster. Che ho appena finito di allenarmi, devo avere del ricovery. Ragazzi, io porto le lattine e neanche le bevo. Finisci. Vi ricordo che è sempre grazie al mio inglese che ce l'abbiamo. Dopo, in chiusura video, vi spiego come le ho prese e come è andata bene la situazione. Però se come non c'era... E come poter utilizzare le Eli per l'inglese, perché se vi affidate a me è finita. Finita sta ragazza prima che... Saluta i follower che poi te la meni. Ciao a tutti, sono tornata comunque, sappiate. He's back. Allora, la chiusura del video durerà poco perché mi sono levato le scarpe e qua tra 10 minuti muoiono tutti, nonostante il box sia gigante. Fammi vedere la lattina. Ma dai, ma l'ha già rovinata. Vabbè raga, questa è... eccola, brava Mary. Per il finale, io sto ancora bevendo. L'obiettivo è qui comunque. Non è qua, è qua. Mettila qui! Qui, girala che non si vede. Ah, di là stanno facendo la classe. Vabbè, questa è la lattina. La trovate sul sito in descrizione, trovate tutti i referral. Mi ha lasciato la lattina in mano. Il referral link non è vero perché non sono affiliato, no, comunque, a parte gli scherzi. Prendono per il culo. Uno dimagrisce, mi prendono per il culo. Mi vedono già più magro, avete visto? Tra l'altro dopo l'ultima foto che ho messo, che apparirà qua, ma è stato un successo alla Madonna, tutti mi hanno detto che sono dimagrito, in realtà mi hanno fatto solo una foto in prospettiva dove sembravo più magro. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, ringrazio ancora Fit8 per avermi dato la possibilità di portare le loro lattine qui sul canale. Noi ci vediamo in un prossimo video, in descrizione trovate tutti i link per andare a scoprire questa lattina e altre lattine, comunque sui social di Fit8 e sul loro sito trovate di tutto, anche valori nutrizionali, qualsiasi cosa, mega codici sconti, cose affiliate, di tutto. Noi ci vediamo alla prossima, grazie di essere arrivati fin qui, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ci vediamo alla prossima. Vediamo se sa come si chiude un mio video. No? Io? No? Bella raga! No? Non guardano neanche i miei video. Dai, dai, come si chiude il mio video?